Ciao ragazzi, sono il signor Arcadia e sono qua per la recensione di Resident Evil Infinite Darkness, questa serie che è tratta dal noto videogioco, dalla saga che io non ho giocato. Quindi l'ho vista a 4 episodi da 20 minuti, 25, molto veloce, ne voglio parlare, in parte ovviamente no spoiler e poi spoiler. Bene, che cosa dire sul prodotto? Non è male, però si poteva fare molto di più. È gradevole, sì. I problemi che ho riscontrato sono i soliti in realtà, sceneggiatura che si porta un po' il montaggio e adesso ne parliamo meglio e soprattutto l'animazione che a me non è piaciuta tanto perché è una sorta di videogioco e non si capisce bene se vuole essere CGI fatta in un certo modo, non è neanche l'animazione giapponese più classica. Il problema di questa CGI è che sembra, devo ripetermi, un videogioco e quindi i volti non sono animati benissimo, sono disegnati bene, character design, però nei movimenti sembrano finti, plasticosi. Magari funziona il primo piano, ma sul fondo, quando il personaggio è magari sul letto, come c'è la tipa super fregna, sembra finta. La pelle a volte sembra naturale, a volte no. È un po' così, diciamo, non funziona troppo bene. Quello mi ha dato fastidio. Devo dire, perché io sono molto legato poi a un certo tipo di animazione più realistica possibile, o nel caso un qualcosa di fumettoso, di come la principessa splendente, che là magari vai sull'artistico. Però quello dipende dal punto di vista, a me non ho gradito tantissimo. Sceneggiatura e montaggio, il problema qual è? Che è 4 episodi, circa un'ora e un quarto, ecco, aveva bisogno almeno del doppio. Perché ti lanciano in media stress, adesso parliamo in parte uno spoiler di che cosa parla, ma è troppo poco il tempo, ci vogliono mettere sia tutti gli intrighi politici, eccetera, sia le scene action. Quindi cosa succede? Che vai di fretta, infatti il montaggio sembra buono, però in realtà salta da un punto all'altro, i personaggi vengono conosciuti dallo spettatore giusto il tempo necessario, non c'è neanche uno scavo psicologico, uno dirà vabbè, ma sono gli stessi protagonisti del videogioco, quindi io guardando il videogioco non ho bisogno, sì, però io no, e quindi non riesco a entrare in empatia. Questo è un problema perché si vede che è tratto da un altro medium, ok? Questo può funzionare, ma parliamo un po' della trama a grandi linee. Cosa succede? Che dopo gli avvenimenti di qualche Resident Evil, perché i due si conoscono, belli capelli, il ciuffo bellissimo e la super fregna. Cosa succede? Che sono in zone del mondo separate, va bene, e ci sono dei problemi perché la Casa Bianca, mi pare, c'è questo attacco in questa regione che probabilmente è quella del videogioco, vabbè, una roba così. Ci sono lì delle guerre e poi su un sottomarino che è stato mandato dalle forze governative dopo un attacco alla Casa Bianca, eccetera, ci è un assaggio di morti con queste armi biologiche. Quindi abbiamo che i due fronti, la Fregna e il Bellicapelli, poi si uniranno per vincere il nemico comune con degli intrighi. Ecco, parte uno spoiler, ovviamente, che però potete capire benissimo perché il film fa dei riferimenti abbastanza banali alla critica dello Stato americano, l'esercito, alla guerra, i reduci del Vietnam, non in questo caso i reduci delle stragi, quindi comunque molto didascalico, molto all'acqua di rosa, anche perché, come detto, gli episodi non sono tantissimi e quindi non hai tempo neanche di sviluppare magari sfaccettature. Ecco, cos'altro dirvi? Sì, la consiglio perché è molto breve, quindi se hai una serata e sei legato al brand, ma io l'ho guardata perché dovevo per fare questo video molto in fretta. Quindi non mi ha preso tantissimo. Non è brutta, non è bella. Parte spoiler. Eccoci in parte spoiler, molto brevemente. Ok, che loro sono i cattivoni, lo possiamo capire, quello che sembra un russo. Sì, in realtà americano c'ha lo sguardo da stronzo, è lo stronzo. Mi ha sorpreso però l'invasione nel sottomarino, quello mi è piaciuto. Anche a livello visivo è uno dei pochi spunti davvero interessanti.
come l'ultimo episodio col mostrone, cioè lui che diventa mostro e questo passo indietro rispetto al segretario là di sto cazzo che mandava, cioè che ha creato questa finta guerra, come sempre, per avere più potere, quindi per permettere e giustificare l'attacco e la presa di questa nazione di cui non ricordo il nome. Ok, sì, c'è la cinese, che sospetti, c'è un po' di intrigo in effetti, i primi due episodi, ma che succede? Poi però, cioè io mi chiedo, belli capelli, no? Come ha fatto a capire e a trovare la sede della cinese con il nonno? Cioè, come ha fatto da una scena all'altra così? No, no. Il rapimento della Fregna nell'ultimo episodio, perché? Nel senso, c'erano altri modi. Gli stati di solito sono un po' più scaltri, se vogliono nascondere informazioni e non rapiscono di certo la giornalista che così molto stupidamente lancia questa informazione. Io ho trovato il biglietto d'addio del suicida. È un po' facilone, è molto videoludico. Non lo so, per me non mi ha convinto. Adesso, guardandola, non penso, devo recuperare la saga. No, minimamente. Va bene, ciao.